Non siamo dei panda in estinzione. Il centrodestra è pronto per ridare a Cassino la sua centralità nel Lazio meridionale dopo 5 anni di colpevole isolazionismo. Tifo da stadio e tanto orgoglio da mostrare l'altra sera presso la gremita sala conferenze del Forum Palace per l'inaugurazione della campagna elettorale dell'ingegner Carlo Maria D'Alessandro, l'aspirante sindaco di Forza Italia, di Fratelli d'Italia, di Noi per Salvini e di ben 4 liste civiche che, riservando diversi affondi all'operato nell'ultimo mandato amministrativo del sindaco Giuseppe Golini Pietrarcone, ha auspicato invece una maggiore centralità per Cassino e per i suoi cittadini e, in un'ottica comprensoriale, ha difeso la scelta, criticata però da più parti, di organizzare questa convention alla presenza dei sindaci azzurri di Frosinone e di Pontecorvo, Nicola Ottaviani e di Anselmo Rotondo. Io sono convinto che la sinergia sul territorio tra i comuni e tra i diversi governi del territorio sia fondamentale. Questo è il motivo per cui ho chiesto ad Anselmo e Nicola di essere presenti, perché come sindaci di Frosinone e di Pontecorvo, quindi di 2 realtà completamente diverse, possono soltanto essere utili al progetto di Carlo Maria D'Alessandro, sindaco, come candidato del centrodestra per la città di Cassino. L'ingegnere D'Alessandro ha difeso a denti stretti anche l'orgoglio di guidare in questa fase di divisioni e di fughe una coalizione di centrodestra, il cui azionista principale resta Forza Italia. Non si può pensare di fuggire da un'ideologia. Carlo Maria D'Alessandro, fin da quando ha votato nella città di Cassino, ha sempre votato per il centrodestra. Sono convinto che la coalizione di centrodestra sia la coalizione di rinascita per questa città. Il sindaco di Pontecorvo, Anselmo Rotondo, infine ha condiviso l'idea di D'Alessandro di organizzare un appuntamento elettorale in cui fossero protagoniste le criticità e le progettualità per il territorio sociale. A fare squadra con comuni del circondario, soprattutto con il comune di Cassino, per agganciarci a questa crescita economica che nel 2016 tutti ci auguriamo ci sarà, è fondamentale per loro, ma è fondamentale per noi.